Avvocato ha detto che si sta passando dal confronto politico alla minaccia? Sì, perché è davvero intollerabile che da un contesto puramente politico relativo alla possibile fusione di due comuni si debba poi arrivare ai forconi in piazza e a minacce neanche tanto velate come quella che si è verificata questa mattina. È davvero intollerabile e quindi il sindaco non può che rimanere esterrefatto, ma fermo, deciso nel proseguire la sua attività di amministratore, nel tutelare sé, la propria amministrazione e nello stesso tempo le istituzioni comunali. Ci sono testimoni che hanno visto questo gesto? Guardi, in questo momento parlare di quelle che potranno essere delle indagini è ovviamente fuori luogo. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri del posto e ovviamente faranno loro l'attività investigativa necessaria in questo caso. Quindi il sindaco ha comunque preferito procedere per vie legali? Assolutamente, ha denunciato quello che è un grave fatto intimidatorio. La presenza di un forcone fuori la sala di una giunta di un consiglio comunale credo che sia un gesto violento e minaccioso e assolutamente da non tollerare in un comune così tranquillo, in un posto così peraltro privo di tensioni. È paradossale che da un contesto, ribadisco, che deve rimanere politico, si passi a un confronto di questo tipo, a minacce di questo tipo. Non resteremo, ovviamente, non resterà il sindaco inerte e quindi ha agito e agirà. Minacce che secondo voi derivano dopo l'annuncio di questa possibile fusione con Pesaro? Sì, ovvio, è evidente, la connessione è quella, però ripeto, deve avere il contesto deve essere quello politico, il confronto con le parti, con i cittadini, il referendum consultivo. Fine, ma non possiamo pensare di trascendere e di avere manifestazioni di questo tipo. Ogni tipo, la protesta sì, va bene, la manifestazione di un'opinione, ma non certo attraverso queste modalità. Sono intollerabili.